Allora, lo spread è una cosa che se la gente le sapesse cos'è, io penso che probabilmente scoppierebbe la violenza nelle strade. Perché la bugia sullo spread è qualcosa di vergognoso. Mi spiego meglio, è semplicissimo. Allora, tutto comincia con una banca centrale europea che presta lo 0,75 alle banche. Tutti gli euro che le chiedono, per qualunque motivo glielo chiedono. BCE che presta lo 0,6. 0,75. 0,75, scusi. Questa Dopodiché, con questo banca 0,75, che lei diceva, la BCE. la BCE, la Banca Centrale Europea. A questo punto, immaginiamo, Unicredit prende allo 0,75 questo denaro e ci compra dei BTP. Benissimo. Domanda, a quanto dovrebbero essere i BTP? A quanto Teoricamente allo dovrebbero essere? 0,76. Sì. Giusto? Beh, se la BCE gli presta lo 0,75, allo 0,76, perché al 5%? Perché io ci posso speculare. Ma io chi? Unicredit. Io banca? Ah, quindi gli italiani si dissangono per arricchire dei Ma se privati? ho capito il concetto che mi ha detto Eh prima, già, mi serve tutto questo ma perché ha capito quel meccanismo, concetto, mi serve un meccanismo di no? parole, Bla bla. di robe là, di informazioni che mi fa spaventare, perché insomma, devo parlare di debito pubblico, devo parlare che l'Italia si deve salvare, tutto questo per giustificare, più naturalmente politici che su questo ci fanno campagna elettorale o ci cadono governi o colpo di Stato, tutto questo per poter dire, per portarmi a casa E infatti entriamo nel questa dettaglio. differenza tra l'acquisto Esatto, del perché vediamo come funziona. Funziona in questa maniera. Funziona in questa maniera. Allora, perché dunque un BTP viene venduto? Mettiamo un BTP, normalmente facciamo dei numeri semplificati per poterci Sì, capire, per certo. non dire i numeri effettivi perché sì. Arrotondiamo però. Esatto, arrotondiamo. Allora immaginiamo questo, immaginiamo che se vogliamo dare noi il 2% di interesse a un BTP di valore nominale 100 lo dobbiamo vendere a 98. Ok? E resta quel 2%. Benissimo. A questo punto c'è un problema. E il problema è questo: come arrivare a 5? Semplicissimo. E se l'Italia fallisce? C'è un rischio. Se le agenzie internazionali di rating dicono che l'Italia è a rischio fallimento, Fanno allora, parte della mia orchestra, no? esatto, allora a questo punto uno potrebbe volersi assicurare contro il fallimento dell'azienda Italia e quindi comprare un certificato assicurativo sui BTP. Quindi un acquirente di BTP vorrebbe lo sconto che gli consente di acquistare un certificato Un certificato assicurativo. assicurativo. Uno solo in questo caso, più di uno. Uno per uno dovrebbe essere in teoria, no? Quindi cosa faccio praticamente? Io allora se lo spread è a 300, è 300 punti, significa 3%, vuol dire che costa il 3% è un certificato assicurativo, un CDS, un credit default swap su un BTP. Quindi la banca che compra un CDS, si vuole scusate, che compra un BTP, un buono del tesoro poliennale e si vuole assicurare contro il fallimento dell'azienda Italia, teoricamente va a comprare sui mercati finanziari un CDS che costa il 3%. Quindi a questo punto quant'è il prezzo del BTP? Quello, Per dare il 2% dovrebbe essere 98, il 2 più più 3, 3, più 3, sì. 95. Peccato che nessuna banca si compri CDS. Cioè nessuna banca ci crede che fallisce l'Italia. E Quindi quindi vuol dire una che io palla. lascio intendere, dato che non spiego che cos'è lo spread, Sì. intanto non spiego da che cosa è composto, che mi pare lei abbia detto, Certo. sono due voci. Però a chi anche dovesse capire queste cose, in realtà io lo posso giustificare dicendo ma io mi devo assicurare comprando Esattamente. al 3%, Perfettamente. che poi in realtà io Non non lo compro, comprano. dovrei andare a verificare nei bilanci che non lo compro. Esattamente. Ma c'è di peggio. Ma chi dovrebbe vigilare su questa? Allora, siamo al punto di prima, E no? quindi non è stupido chi dovrebbe vigilare, è d'accordo, è complice. Oppure un tontolone inguaribile. Quindi in realtà lo spread viene utilizzato, può essere utilizzato per due o tre ragioni. Uno, perché voglio speculare su quel paese, perché là c'è della ricchezza da portare via. O io dico, là c'è polpa. È business. Ok, là c'è polpa, l'Italia, cioè, c'è polpa. Dall'altra parte può essere anche utilizzato a fini politici. Certo.
per scalzare qualcuno che magari mi fa un po' di resistenza, per esempio, e per mettere là qualcuno che in realtà resistenza non me ne fa. Certo, perché mi assicura quelle cinque cose. E noi abbiamo un Presidente della Repubblica che di questo spread ne ha fatto uno spauracchio. Per... ma poverino è ingenuo, lui non conosce l'economia. L'ha fatto in buona fede. Lui su è il nostro papà, che ci vuole tanto su bene. Su questo Ioppolo mi permetta di dissentire, sì, non era molto fermo. Glielo permetto. Non è un ingenuo, perché quell'uomo è dentro glielo queste permetto. Cose da illo tempore. Non è dentro queste cose, si faceva i suoi viaggetti in America già da sì, lo dico, lo affermo davanti alla videocamera, che si faceva i suoi viaggetti, che sono state passate tutte. Quindi, allora, vogliamo vedere un po' di dettagli? Okay. Per capire allora, meglio lo spread è questo, sì, è in realtà un altro meccanismo speculativo, come abbiamo potuto verificare, abbiamo visto anche... Sì, ma è un po' peggio da come sembra. Ah sì? Sì, non ho finito. Peggio di questo? Sì, è molto peggio. Oh madonna. Allora, intanto, perché si dice spread? Perché la differenza sul rendimento dei bund tedeschi. Io ho fatto l'ipotesi prima semplificata che un bund pagasse il 2%. Se il bund tedesco paga il 2%, vuol dire che... Perché ha meno rischio di... Perché la Germania ha meno rischio del fondo. Secondo le agenzie di rating... Secondo le agenzie di rating. I buoni tedeschi sono a rischio zero. Quindi, essendo a rischio zero, sono presi alla base. Okay. Quindi non hanno questa aggiunta, questo no. Più con... Ah, a proposito, guardate che il debito pubblico tedesco, unito a quello dei Länder, ha un rapporto di circa 250% rispetto al PIL, quindi molto peggiore di quello italiano. Esatto. Se poi aggiungiamo il debito privato tedesco, ancora questo peggio. Non sa da sapere, questo... diciamo qualcuno, esatto. Si deve sapere. La Germania è virtuosa, noi invece no. Allora, quindi, posto che mettiamo che il Bund desse il 2%, attualmente dà molto di meno, però era per semplificare coi numeri, se il Bund dà il 2% viene venduto al 98, se lo spread è a 300 punti, vuol dire 3%, viene venduto al 95 il BTP italiano, perché costa 3 il CDS sui BTP. Chiarissimo. Però sappiamo anche che nessun acquirente di BTP compra CDS. Però c'è tanta gente che compra CDS, indipendente, senza comprare il BTP. Come mai? Quindi uno compra CDS... E chi è che li compra? Ma non so, forse mi ricordo, non ricordo un po' quello che vedeva l'auto del vicino che se la rubavano e se la voleva assicurare. Cavolo. Mica era sua la macchina. Ma questo, e si vicino, comprava... questo vicino... Ci sono degli speculatori internazionali, ci sono degli speculatori internazionali che comprano CDS per speculare su CDS. Quindi i CDS sono un bene speculativo, sono un derivato speculativo. Non sono un derivato di copertura, non è un vaniglia. Non è un vaniglia, è quello che nasce dopo. Esattamente. È un derivato speculativo che viene comprato indipendentemente dai BTP. E in più nessun acquirente di BTP si compra CDS. Quindi basterebbe dire, scusa un attimo, tu il BTP costa 98. No, io lo voglio a 95, allora ti compro un CDS. Ah no, non me lo compro CDS. E allora? Tanto so che non serve. Quindi è una balla. Potrei anche comprarlo, ma non per quella motivazione, per fare una speculazione diversa. E se noi fossimo una banca che vuole speculare sui BTP, non ci converrebbe anche speculare sui CDS per far salire lo spread? Beh, certo. Perché se sale lo spread aumenta il guadagno. Certo aumenta il guadagno. Chi soffre? Il popolo italiano. Certo, chi se ne frega il popolo italiano? Quindi allora noi scommettiamo, facciamo una tempesta speculativa contro l'Italia, facciamo aumentare lo spread, facciamo stringere la cinghia con le agenzie, prima partono le agenzie, esatto, tutti d'accordo, okay, quindi facciamo stringere la cinghia agli italiani, no? E tutto questo semplicemente per speculare sui CDS. Facciamo un disastro pazzesco, un disastro politico pazzesco, una stampa, economico, una stampa, disoccupato. Ma chi più ne ha più ne metta, stiamo speculando, semplicemente per speculare. Criminali, no? Io mi chiedo che stiamo aspettando, cioè, ma questo è il mio pensiero. Vabbè, voglio dire. Allora, ci siamo fino a qua. Sì. Quindi speculare sui CDS per poter guadagnare di più. Quindi c'è un mangia-mangia. Quanto è questo mangia-mangia? Dati 2009. Ma perché lei non vuole farmi dormire stasera? No, perché uno comunque deve, lo dica. Deve anche capire di cosa stiamo parlando. Le proporzioni, ovviamente. Le proporzioni. Le dimensioni. Stiamo parlando di una cosa allucinante, assurda, pazzesca. Sì. Ma è talmente pazzesca che io credo che uno dovrebbe dire, no, ma quello è pazzo, no, ma che stai dicendo? Ma quello non è possibile. Eppure, guarda, è tipico dei paranoici dire le cose coordinate e coerenti. No, ma penso che questi dati siano reperibili anche. Ah, oh, se li può trovare chi vuole. Certa facilità. I dati Istat sono a disposizione di tutti. Allora, la Istat del 2009, per esempio, quelle che mi ricordo meglio. Allora, oneri finanziari 130 miliardi, interessi sui BTP 80 miliardi,
spesa pubblica 500 miliardi. I tassi del BTP sono compresi. Compresi nel, allora, prima dello spread stiamo parlando. Prima dello spread. Prima dello spread. Allora, quindi ci abbiamo praticamente un PIL che è fatto di 1.820 miliardi. Togliamo 130 miliardi di oneri finanziari. Cosa sono gli oneri finanziari? Ah no, scusate, servizi finanziari. Cosa sono i servizi finanziari? I soldi che diamo alle banche. Giusto? Il bilancio sono scritti. Sì, così. E perché consegno più? Cioè vuol dire che più paghiamo le banche più siamo ricchi? Cioè, quindi la pilata per il culo proprio è colossale. Cioè nel PIL vengono calcolati gli interessi bancari come servizi finanziari, consegno più, mentre sono i soldi in meno che noi perdiamo perché li diamo alle banche. 130 miliardi, più 80 miliardi sono 210 miliardi, e 210 miliardi di soldi perduti in interessi con i fessi che lavorano, quindi i fessi che lavoriamo, ci facciamo un culo così per lavorare e diamo 210 miliardi su 1.800 al sistema bancario. Percentuale per far cosa? Percentuale 15%, 15%. 12%, quello che. Ma ha senso tutto questo? Ma quale sistema economico può reggere un dissanguamento da vampiro di questa portata? Quindi come può finire questo? Non solo, ma ne hai sentito mai parlare? Sono numeri a disposizione di tutti. Si parla di tutto, di far stringere la cinghia agli italiani, si parla di agenda Monti, ma nessuno parla di contenere gli interessi bancari oppure di contenere lo spread. Perché sapete come si contiene lo spread? È semplicissimo, basta fare il collocamento alla giapponese, oppure come quello americano. Il collocamento alla giapponese consiste nel collocamento forzoso presso le banche che intendono operare in territorio giapponese, a tasso ridotto. Noi potremmo benissimo obbligare o la BCE a prestarci i soldi al tesoro allo 0,75 oppure di prestare, obbligare allo 0,76 le banche private. E il gioco è fatto. Certo. E risparmieremmo 70 miliardi l'anno. Ma 70. Non permetteremo agli speculatori, a quelli che possiedono. Ma la gallina dalle uova d'oro non si tocca, no? E quindi si fanno stringere la cinghia agli italiani. Quindi si tortura la gente, si fa un sacco di recessione e disoccupazione per non toccare questi interessi. E soprattutto non se ne parla. Quindi la gente non ha idea di come stanno le cose. No,